Io sono la leonessa Berbera, estinta dal 42, e vengo dal Nord Africa. Sì, io vivo un rapporto di assoluta simbiosi e amore con i miei gatti, che definisco i miei bambini. Sono, insomma, tre spiritelli, come li chiamo io, che sono arrivati nella mia vita, hanno letteralmente cambiato la mia vita, mi hanno aperta ad un mondo che io prima non conoscevo, hanno sensibilizzato sicuramente una parte di me che era muta, per cui il rapporto con l'animale ha migliorato la mia vita e così il rapporto anche con l'ambiente, che è legato poi agli animali, perché io sostanzialmente appena posso rifugo dalla città, anche dopo magari un film, l'unico modo per rigenerarmi è stare nella natura, in mezzo agli alberi, in mezzo agli animali, per cui ho un rapporto estremamente viscerale con tutto quello che riguarda la natura e il non tecnologico, insomma, che proprio non amo. Possiamo giocare su questa tua voce un pochino. Beh, io ce l'ho un po' rauca E di questo mio, poi è la posso carino, anche più, la puoi sì, la sgranare un po'. manterrei. Io adoro il mare, l'oceano, adoro nuotare, proprio essendo scorpione, un segno d'acqua, un legame con l'acqua fortissimo, per cui insomma pulisco le spiagge dove vado, anziché prendere il sole, così io prima cosa non sopporto vedere insomma l'ambiente sporcato, ecco, con le spiagge, con tutta la schiuma, arriva una cosa che, non, insomma, che mi crea abbastanza malessere. Oh. Riguardiamola un attimo. Per cui nel mio piccolo cerco comunque di farlo, ovviamente sapendo che non è un grande aiuto, però se ognuno di noi, insomma, si occupasse nel proprio piccolo di queste cose, o sensibilizzasse soprattutto appunto i bambini nelle scuole con un'opera di sensibilizzazione per questi temi, forse insomma vivremmo in un mondo migliore, perché il mondo, insomma, tutto quello che sta capitando, penso se si può concepire il mondo come una grande anima, ci sta dando dei segnali di essere stanco di come lo stiamo trattando. Per cui il rispetto per me degli animali, della natura, è vitale. Non è più bello se lo abbassiamo ancora di più il tono? Ancora più sotto? Io penso che tutto ciò che è legato alla creatività e per cui insomma, alla scrittura, piuttosto che io ho scritto una canzone per la mia gatta l'anno scorso, per cui l'amore profondo per questo esserino ha fatto sì che anche si risvegliasse la mia creatività, che secondo me viene dalla parte più insomma, bambinesca che c'è dentro di noi, per cui il fatto che i bambini scrivano per me è assolutamente meraviglioso, perché penso che la creatività di cui sia capace un bambino sia unica e anche un adulto, un artista, attinga poi a quello che è il proprio bambino interiore nel momento in cui crea. Perfetto. Io sono la leonessa Aspetta! Berbera, quindi adesso. Certo. Per cui non c'è nulla di più bello. I bambini hanno una creatività istintiva, sono, per esempio nel mio campo sono degli attori meravigliosi, dicono delle cose con un'ingenuità che sono delle frasi di un'intelligenza, di una saggezza, di una purezza che poi noi adulti perdiamo. Per cui io penso che tutto quello che insomma è parte di una creatività venga dalla parte più bambina di noi, per cui vedere questo cartone, parte la grande tenerezza che mi fa, e poi la lucidità e la profondità di quello che sono riusciti a scrivere, il rispetto, è una cosa insomma che fa bene al mondo. Dovremmo parlare più spesso di cose belle anziché di brutture tutti i giorni. Allora cominciamo a farla per pezzettini anziché far tutto l'anellone. Allora, io ho avuto la fortuna l'anno scorso, mentre ero in vacanza ai Caraibi, mentre stavo andando al mare alle 3 del pomeriggio sotto un sole cocente, un caldo furioso, ho trovato questo piccolo esserino bianco, che era una gatta meravigliosa, che mi ha guardato con quest'occhio celeste, uno giallo e due orecchioni giganti bianche. E io mi sono innamorata di questa gatta, l'ho portata a casa, l'ho curata, insomma, abbiamo sviluppato questo rapporto simbiotico, insomma, viscerale, meraviglioso. Dopo tanti mesi ho scoperto, facendo una ricerca su internet, perché lei è una gatta meravigliosa, perché ha la coda molto lunga, le gambe molto lunghe dietro, ha queste orecchie giganti e questi occhi enormi di due colori differenti, bianca, 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 ho scoperto che la sua razza appunto è rarissima, che sono dei gatti in via di estinzione e si chiama Kaumani, che è un gatto dell'antico Siam, originario dell'antico Siam, da cui poi è stato creato il siamese, per cui è l'origine del gatto siamese. E c'è tutta una leggenda sul Kaumani, c'è addirittura un museo in Thailandia sul Kaumani, perché è un gatto che era considerato sacro dall'antico Siam, è un gatto portatore di buon auspicio, viene considerato il gatto dall'occhio di diamante, il gatto, insomma, c'è una leggenda che dice se sussurri a questi gatti nell'orecchio un desiderio si avvererà, perché sono gatti che portano fortuna. Basta, Alla fine Maria. si più bassa la voce. Sì. Fortuna, per cui ho trovato questa gatta anche in un momento particolare della mia vita. E
E ho scoperto che è una gatta rarissima, che è una gatta che è talmente rara che anche tanti allevatori non conoscono l'esistenza di questa razza, che ha anche raggiunto dei prezzi altissimi in Inghilterra. Io penso che sia una cosa aberrante vendere gli animali, ma comunque, parlando appunto di mercato, è un gatto estremamente raro. Per me è raro perché è il mio amore, però ho trovato una gatta che è veramente un pezzo da museo. Beh, innanzitutto vorrei dire ai bambini che la cosa più bella è essere dei bambini, perché si cresce molto in fretta, per cui di godersi proprio l'innocenza e il fatto di vivere gli amori e l'affettività senza protezione, riuscire ad amare, e non c'è niente di più bello che poter amare un animale e l'ambiente, perché sono privi di qualsiasi malizia e hanno bisogno di tanto tanto amore perché non possono difendersi, per cui siamo noi i primi a doverci prendere cura di loro, e l'amore che arriverà in cambio da parte di questi animali dell'ambiente è l'amore più meraviglioso che si possa avere, perché non ferisce mai.